Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi prendiamo in esame un tablet Arcos G9, in questo caso in versione 10.1 HD. Naturalmente 10.1 sta per la diagonale del display, quindi 10,1 pollici. HD sta a significare la presenza di un hard disk interno da ben 250 GB, quindi questo è uno degli elementi peculiari di questo dispositivo. Un dispositivo che secondo me ha a disposizione diverse frecce al proprio arco per poter essere un successo e soprattutto di godere della considerazione del pubblico. Di fatto ha delle caratteristiche hardware di primissimo livello, ha un prezzo d'attacco che ritengo piuttosto interessante, 399 euro. L'hardware si fa notare per un processore che Arcos definisce Turbo, un processore dual core da 1,5 GHz con 1 GB di RAM, scheda grafica separata e, come dicevo, 250 GB di hard disk che sono addirittura ulteriormente espandibili tramite una piccola feritoia per micro SD che adesso vedremo. Il corpo del tablet è completamente in plastica, ma una plastica forse un po' lucida ma molto resistente e ben rifinita. Nella parte frontale troviamo solo questa foto videocamera che ci permette di eseguire scatti frontali o video chiamate in qualità HD. Nella parte superiore non troviamo nessun tipo di tasto, nella parte destra solo il tasto per il controllo del volume, nella parte bassa non troviamo niente ancora, parte di sinistra con qualche elemento in più. Tasto di accensione, uno slot per scheda di memoria, porta micro USB, jack da 3,5 per le cuffie, porta micro HDMI, LED di stato. Parte posteriore, alcuni fatti inconsueti, quattro piedini che ci permettono di poggiare bene il nostro tablet sulle varie superfici. Vediamo prima questo, c'è anche questa piccola levetta che una volta sbloccata si trasforma in un piccolo piedino che ci permetterà di tenere il nostro Arcos in piedi come se fosse un notebook, un netbook, quindi aiutandoci nella visualizzazione. Altra cosa molto interessante, qui vediamo anche l'altoparlante di sistema, è questo piccolo guscio plastico, che in questo caso è solo un guscio plastico, ma che potrebbe essere invece sostituito da una chiavetta USB. Una chiavetta che Arcos ci fornisce con un piccolo aggravio di costi, quindi come optional, che ci permetterà di dotare di connettività GSM, UMTS e HSPA il nostro tablet. Quindi potremmo navigare in internet a prescindere dalla presenza di una rete Wi-Fi. Wi-Fi di cui naturalmente il nostro tablet è dotato nativamente, oltre al classico Bluetooth. Oltretutto la cosa carina è che questa pennetta si integrerà perfettamente nel corpo del nostro tablet e oltretutto una volta estratta potremo anche utilizzarla su altri dispositivi, quindi abbiamo un computer portatile, un netbook, qualsiasi altra cosa, possiamo attaccare la nostra chiavetta anche ad altre periferiche, quindi è parecchio interessante questa cosa. Vediamo alcune altre caratteristiche. Come dicevo, display da 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, quindi siamo in presenza di un display di dimensioni davvero ragguardevoli, con la risoluzione più alta in questo momento utilizzata sui dispositivi Android. Devo dire che la qualità di visualizzazione è veramente valida. Devo dire sinceramente che forse perché mi sono abituato di recente a utilizzare uno smartphone con una risoluzione identica a questa, ma chiaramente con una diagonale di display nettamente più piccola, che ogni tanto l'immagine mi appare leggermente sgranata. Del resto non penso che si possa fare poi molto meglio di quello che vediamo. I colori mi paiono assolutamente naturali, un pannello da promuovere a pieni voti. Altro elemento caratteristico di questo terminale, insieme ad altri che sono usciti nello stesso periodo, è il sistema operativo. Troviamo il sistema operativo in versione 3.2 Honeycomb.
quella versione che Google ha lasciato temporaneamente per il mercato dei soli tablet. Questa versione non ha mai girato sugli smartphone o sui telefoni, era stata concepita solo per girare sui tablet. Sappiamo tutti che la nuova versione 4.0 di Android, quindi Ice Cream Sandwich, rappresenterà un'unione tra la versione 3.2 che stiamo vedendo oggi su questo tablet e le versioni Gingerbread che abbiamo visto fino ad ora sugli altri telefoni. Di fatto alcune caratteristiche presenti su questo tablet le ho ritrovate provando per esempio il Google Nexus prodotto da Samsung. La prima cosa che mi balza all'occhio è l'interfaccia grafica. Possiamo vedere questi tre tastini che sono presenti anche sulla 4.0. È proprio di questi giorni notizia che Google ha chiesto ai propri sviluppatori di abbandonare i tasti fisici e il tasto home, perché questi tasti li troveremo praticamente in tutto ciò che facciamo. Stessa cosa è anche la parte grafica. Cioè questo è stata ridisegnata con una divisione leggermente diversa rispetto a prima. Possiamo vedere tutte le applicazioni insieme del nostro device, oppure quelle che abbiamo semplicemente scaricato. C'è anche un tasto di accesso rapido al market per acquistare eventualmente delle altre applicazioni. Nella parte bassa l'orologio carica dalla batteria. In questo caso abbiamo un pannello di notifica e questi tre tasti, che dicevo, tasto home, tasto di ritorno e questo tasto che ci permette di accedere alle funzioni di multitasking del nostro dispositivo. Tasto di ricerca Google che può essere utilizzato sia con la tastiera che addirittura con il controllo, vocale. La parte delle applicazioni non ci porta grosse novità. Le applicazioni precaricate sono, qui abbiamo anche l'Angry Bird precaricato, forse il gioco più famoso in questo momento per dispositivi mobili. Poi abbiamo naturalmente tutto il pacchetto di programmi che ruotano intorno alla casella di posta elettronica Gmail, spicca in questo caso il navigatore Google. Vi lascio immaginare che cosa sia usare questo dispositivo come navigatore GPS. Abbastanza imbarazzante per le sue dimensioni, però immaginate quanto possa essere gradevole nel suo utilizzo. Stessa cosa dicasi per la galleria. Naturalmente una dimensione così importante ci permette di visualizzare in maniera estremamente gradevole le nostre immagini e direi soprattutto i video che questo Arcos è in grado di riprodurre addirittura in risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 punti. Ciò naturalmente è possibile grazie alla generosa potenza del processore. Andiamo un attimo a vedere il browser internet. Browser internet che differentemente dalle versioni utilizzate su Gingerbread può essere preimpostato in maniera predefinita in modalità desktop, quindi potremmo presentarci alla rete come se fossimo un computer, non come se fossimo un dispositivo mobile. Questo ci permetterà di visualizzare tutte le nostre pagine in modalità completa. In questo momento il tablet sta condividendo la rete con il mio telefono cellulare, perché in questo momento non dispongo di una rete wifi. Come avete potuto vedere, la velocità di caricamento della pagina è assolutamente istantanea. Supporto al pinch to zoom, un browser da promuovere a pieni voti, che regala un'esperienza d'uso davvero davvero di altissimo livello. Naturalmente c'è pieno supporto anche al flash player in versione 11.1 di Adobe. Che cos'altro si può dire di questo terminale? Io ritengo che abbia un compromesso qualità-prezzo veramente veramente invidiabile. Certamente possiamo trovare dei terminali con analoghe dimensioni di display, ma con delle dimensioni complessive più ridotte e un pochino più leggeri. Non è da sottovalutare il fatto che qui c'è un hard disk da 250 giga, quindi la capacità di memoria è notevolissima, la possibilità di inserire addirittura una pennetta USB per la navigazione, pennetta che come dicevo potremmo anche estrarre, possibilità di avere addirittura una gambetta di sostegno del nostro dispositivo, ma facendo anche un ragionamento di tipo economico
un dispositivo che non ha un prezzo neanche esagerato, come dicevo, stiamo parlando di 399 euro. Bene, io direi, appunto, facendo queste considerazioni, che è un dispositivo che merita assolutamente la nostra attenzione. Non mi resta che ringraziare la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per averci messo a disposizione l'esemplare della prova e darvi il mio saluto. Alla prossima, da Ivan.